Va bene, però adesso dobbiamo festeggiare. Sì, Antonella. Oggi c'è un compleanno. Ecco, Don Dino ci ha detto che possiamo fare un biglietto d'auguri. Oggi c'è un compleanno molto speciale da festeggiare. Sono 91 anni ed è il compleanno di Roberto Capucci. Definirlo un sarto, uno stilista, non basta. Abbiamo scelto di chiamarlo scultore della seta e vogliamo parlare di lui con il nostro amico giornalista Gianluca Bauzzano, collegato con noi da Milano. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo. Buongiorno a te Gianluca, è un piacere naturalmente averti qui, è un piacere festeggiare i 91 anni, nonché una lunghissima carriera di qualcuno che appunto è riduttivo incasellare in un'etichetta, perché è difficilmente incasellabile. Ci aiuti un po' a entrare all'interno della figura del maestro Capucci? Beh, devo dire che quello che lo contraddistingue da sempre è questa grande energia. E come dice Capucci stesso, lui è sempre curioso e ha grande voglia sempre di sperimentare. Sin dall'inizio, quando ha debuttato nel 1951, non ha mai amato omologarsi, come si dice oggi. Anzi, ha sempre voluto uscire un po' dal coro. Quindi è riuscito negli anni, stagione dopo stagione, a fare ciò che oggi si chiama moda, ma allo stesso tempo anche a fare l'esatto contrario, diventando poi un creatore a tutto tondo. Come diceva Giacomo, in realtà noi festeggiamo i 91 anni, ma festeggiamo anche i 70 anni, cioè pensare a 70 anni nel mondo della moda, quell'arte che è così veloce, così fruibile. Noi se ci pensiamo ad oggi, quello che va di moda oggi, magari già domani è in ritardo, invece queste immagini che ci stanno arrivando ci portano proprio a capire come quella libertà di cui tu parlavi Gianluca possa accompagnarti addirittura per 70 anni, la prima sfilata di moda italiana. Beh, queste immagini bellissime che state facendo vedere sono le immagini che documentano proprio gli anni d'oro, la Golden Age della nascita del Made in Italy a Firenze nel 1951. In una delle immagini si vedeva Capucci giovane con Giorgini, Giambattista Giorgini, che creò la moda italiana. Questa è Silvana Mangano, che è una delle, anzi forse la musa in assoluto di Capucci, che lui ha sempre voluto con lei ha sempre voluto creare un rapporto proprio di identificazione della femminilità. E questo abito che si vede nella foto che indossa è uno proprio degli abiti un po' che rappresentano questa sfida di Capucci che ha sempre fatto nel mondo della creatività e anche poi della moda stessa. Gianluca, tu sei molto legato alla figura di Capucci, hai scritto un libro che parla proprio di lui, Lo scultore della seta, da cui è poi venuta anche una mostra che è quella che si è aperta a Milano alla Triennale, dedicata proprio a Capucci e curata da te. Fra poco ne parleremo anche più diffusamente. Dici solo, prima di andare in pubblicità, in 30 secondi, per quale motivo sei particolarmente legato a Capucci? Che cos'è che stimola nella mente, insomma, le creazioni di un artista come lui? Ma sì, nel momento in cui l'ho conosciuto, che sono quasi 30 anni fa, è questa sua, come dicevo, energia e questa voglia sempre di mettersi alla prova e di riuscire a trovare sempre un punto di vista, un angolo di lettura che tu non ti aspetti, che è solo dei grandi artisti questo. E noi lo stiamo vedendo proprio in queste immagini della tua mostra. Ci fermiamo solo per un attimo di pubblicità, perché dopo ci sarà ancora da lasciarsi incantare dalla moda che diventa arte, ma anche con te, grazie a te, entreremo dietro le quinte della Scala che si prepara alla sua prima, soprattutto in presenza. Quindi rimanete con noi perché ci sarà ancora da lasciarsi incantare dall'arte. Pubblicità. Di buon mattino, il nostro studio, come vedete, con Don Dino Mazzoli si sta riempiendo di Natale, preparandosi per l'Avvento, ma nel frattempo oggi siamo qui per augurare buon compleanno al maestro Roberto Capucci, 91 anni quest'oggi, lo facciamo con Gianluca Bauzzano collegato con noi. Stiamo per mettere proprio piede alla mostra di cui parlavamo poco fa, dedicata al maestro, ma una battuta con te Gianluca prima. È una scultura, si diceva la scultura è architettura in Notre Dame de Paris, ma in questo caso è la moda che diventa architettura con Capucci. Ma sì, diciamo che lui è passato alla storia, già in parte della storia con questa denominazione di sarto scultore, da quello anche il titolo del libro che era Scultore della Seta,
architetto del tessuto, proprio, e venne invitato proprio alla Biennale di Venezia nel 95. L'abito che abbiamo scelto proprio come fulcro della mostra è uno degli abiti che vennero proposti in quel 1995 in una Biennale d'arte di Venezia, che creò scandalo proprio per quello, perché c'era questa frammistione per l'epoca sconvolgente tra ciò che era inteso come moda nel senso comune del termine e l'arte nel senso più ampio del termine. Noi stamattina, Gianluca, con te vogliamo fare questo viaggio all'interno di quella che è moda, scultura, arte, disegno, che è la bellezza della moda italiana, e lo facciamo proprio entrando all'interno della mostra alla Triennale che tu hai curato, e lo facciamo con questo servizio. Ho sempre seguito il mio istinto, ho sempre seguito le mie clienti importanti. Allora non si cambia, si continua come un pittore. Non gli può chiedere com'è che ha cambiato stile. Il suo studio, la sua arte è la stessa per tutta la vita. Quando un materiale mi affascina, allora io ho bisogno di prenderlo e di creare qualche cosa. Quei sassi io l'ho trovato in Sicilia, su una spiaggia, dei sassi meravigliosi, e mi è venuta l'idea, voglio creare una cosa con i sassi. Col bambù c'è un vestito che era della signora De Cecco, una bellissima donna con i capelli rossi, gli occhi azzurri. Gli creai questo vestito verde col bambù e fu molto felice. Più di una decorazione di ricamo, era una decorazione della natura. Ma i progetti a 91 anni è difficile farli. Accetto quelli che mi propongono. Io mi sento più artigiano, poi ognuno mi dà un titolo differente, perché l'artigiano ha le mani in tante cose. Quando io disegno tutt'oggi, prima disegno bianco e nero e poi uso il colore. Non li scelgono, mi scendono dal cuore, dalla mente, perché usare il colore è una forma d'amore meravigliosa. Il disegno è la prima fase e poi il colore è la seconda e poi la realizzazione è la terza. Ma io disegno, a me che quello che poi non se lo faccio o no non importa, ma l'importante è mettere sempre in attività il cervello, i sentimenti, l'amore per questo lavoro. Perciò disegno sempre, sempre, sempre. E per chi volesse, la mostra è fino al 9 gennaio prossimo, proprio per entrare all'interno di questo mondo in cui il colore è forma d'amore, Gianluca. Ma devo dire che a me emoziona sempre sentire parlare Capucci, ci conosciamo da anni, proprio per questo. E lui stesso ha sottolineato che è un artigiano. Infatti la mostra nasce anche da un insieme di elementi. È stata la Fondazione Cologni per i mestieri d'arte, che proprio promuove da sempre l'artigianalità e tutti i mestieri d'arte, quelli più importanti, la Triennale di Milano, che è oggi è il tempio dell'arte contemporanea, della sperimentazione, del design, poi la fondazione stessa, che è la Fondazione Capucci, che protegge tutto ciò che si vede esposto, e questi vasi che nascono da molte di queste creazioni che sono esposte e che ha disegnato lo stesso Roberto Capucci con questa manifattura artigianale importantissima italiana, si chiama Rometti, e che è riuscita a creare appunto questa, infatti la mostra ha come sottotitolo Meraviglie della forma, cioè la forma che si continua a reinventare senza sosta. E poi l'elemento altro bellissimo sono questi disegni, che sono realmente delle opere d'arte. Volevo solamente sottolineare che il direttore degli Uffizi, Schmidt, ha chiesto a Capucci di ladare due delle sue tavole che sono parte del gabinetto delle stampe dei disegni permanente a Firenze. Quindi è un riconoscimento notevole, importantissimo.
Gianluca, abbiamo visto anche nel servizio di Romolo Napolitano poco fa i sassi, l'elemento del bambù. Sono richiami forti anche non solo a un'artigianalità, a un riappropriarsi di quella natura che nel caso delle ceramiche diventa corpo e diventa forma, ma anche di quell'arte povera che ha caratterizzato tantissimi artisti e di cui lo stesso Cappucci si fa interprete. Assolutamente sì, infatti la mostra vuole ripercorrere i 50 anni dei 70 di attività di Cappucci, ma allo stesso tempo è focalizzata proprio su un momento storico ben preciso, cioè dal debutto arrivare al 95, in mezzo c'è questo momento degli anni 60-70 che sono i momenti della contestazione, del rimettere in discussione tutti i canoni, e questo ne è un esempio. Questo cappotto è della fine degli anni 60, nel momento stesso, della fine degli anni anni 60, nello stesso momento in cui Burrich mette a fuoco il primo progetto dei Cretti. In realtà poi il Cretto, quello di Gibellina, arriverà molti anni dopo, però c'è questa condivisione di sensazioni, di emozioni di quel periodo. Il bambù, le pietre, la plastica che adesso è tanto combattuta, ma all'epoca aveva un valore di grande sperimentazione, se pensiamo a tutto il periodo in cui vengono fuori la fiera campionaria, tutto il boom economico. Sono tutti elementi che oggi si direbbero quasi di riciclo, cioè se vogliamo leggere, come si usa dire, un po' stressando il concetto, anche quasi un'ecosostenibilità ante litteram, perché in fondo usare delle pietre in quel periodo lì era una cosa sconvolgente per quell'epoca e per quel mondo che era il mondo dell'alta moda. Gianluca, prima abbiamo visto la foto della Mangano, abbiamo visto il sodalizio con questa grande artista, ci viene in mente per esempio il famosissimo abito della Montalcini per il Nobel, e il nostro sguardo arriva in realtà direttamente a Valentina Cortese, che si avvicina alla prima alla Scala, una data, quella del 7 di dicembre, a cui anche tu ti stai preparando. Io ho avuto la fortuna di stare con te un paio d'anni fa proprio a quella prima della Scala, è sempre un'emozione grande. Infatti è stato un bellissimo momento che abbiamo condiviso assieme, è vero? Valentina Cortese era una delle clienti, ma ancor più un'amica cara di Roberto da sempre. Per lei creò tutta una serie di abiti stratosferici, tra cui proprio uno che si è visto in una di quelle immagini. La sera in cui abbiamo inaugurato la mostra, essendo Cappucci a Milano, abbiamo voluto, questa è l'immagine di quella serata, esporre alcuni degli abiti che Cappucci creò per la Cortese. Questi abiti faranno parte poi di un progetto benefico di cui se ne parlerà nei prossimi mesi, voluto da Valentina stessa. E Valentina Cortese, oltre a essere un simbolo di Milano, una cappuccina, che è il termine delle clienti, quelle più raffinate, importanti, più creative, come anche le signore della famiglia Nasi, che sono tra le altre clienti grandi affezionate del mondo di Cappucci, è anche un simbolo della Scala, è stata legata a Streller, quest'anno sono i 100 anni che ricorrono su Streller, e quindi è un grande momento, e la Scala si sta preparando realmente a una prima di inaugurazione. Qui ne vediamo appunto una serie di immagini, una prima inaugurazione che vuole segnare un po' uno spartiacque, un po' come accadde tanti anni fa nel 1946, quando Toscanini, dopo i bombardamenti a Scala ricostruita, riaprì le porte. Quindi c'è questa voglia di rinascita e queste immagini che vedete lo confermano. Gianluca, noi ti ringraziamo perché ci porti nella bellezza della moda intesa proprio come artigianalità, nella bellezza di quella Milano che finalmente anche torna a rifiatare, forse a rivivere e a riappropriarsi di quella bellezza propria sua, che è quella della Scala. Noi ti ringraziamo, ricordiamo Metafore, Roberto Cappucci, Meraviglie della Forma, fino al 9 gennaio 2022, curata dal nostro Gianluca Bauzzano, che ringraziamo e che salutiamo. Ciao Gianluca. Giacomo, ti ringrazio. Vorrei solo dire una cosa, che le immagini che avete fatto vedere fanno parte di uno speciale che uscirà su 7 domani, che è questa la copertina in anteprima, e quelle immagini che non avete potuto vedere insieme a un servizio vi porterà a capire un po' i segreti di questa nuova inaugurazione. Grazie a voi, grazie a Antonella, grazie ancora a Giacomo. Ciao Gianluca, buona giornata, e verremo insieme a te idealmente sfogliando le pagine di 7 proprio all'interno della prima alla Scala.